ragazzi, oggi siamo tornati di nuovo con uno squad building. In questo caso porterò lo squad building del Milan. Io proverò a creare un Milan, diciamo, per riportarlo in alto in Italia, ovvero riportarlo tra i top club. Come potete ben vedere, non abbiamo nessuna competizione europea. Abbiamo solo il campionato e la Coppa Italia. Quindi non dico che questo Milan debba vincere solo la Coppa Italia oppure posizionarsi, non lo so, tra il quarto e il quinto posto per andare in Europa League, ma spero che con la squadra che riuscirò a costruire, spero solamente di poter, diciamo, almeno vincere lo scudetto, ecco. Va bene, allora, guardando un po' la rosa, c'è molto, ma molto da fare. Allora, in porta siamo abbastanza coperti con Donnarumma e potrei richiamare Reina e rimandare Begovic da dove è venuto. I due centrali sono Kjaer e Romagnoli e mi sento abbastanza sicuro. E va bene così, Theo Hernandez confermatissimo. Vorrei migliorare il terzino destro. Poi, a centrocampo ci sono Kessié, Biglia, Bonaventura, Paquetá, Krunic e Bennacer. Beh, io direi che un altro centrocampista da affiancare o a Kessié o eventualmente a Bonaventura vorrei prenderlo. Poi Castiglieco, adesso abbiamo il solo Castiglieco e quindi penso che Castiglieco possa ben farsi la panchina, oppure ci teniamo a Salemaker e ci compriamo un esterno forte. Poi come trequartista c'è il buon Çalhanoğlu, adattato a trequartista tra l'altro, quindi penso che bisogna comprare un trequartista. Poi a sinistra abbiamo adattato Rebic, c'è anche Laxtal, va bene. Poi là davanti ci sono, contiamo pure Rebic, Leao, Ibra e Rebic appunto. Va bene, io direi di fare una cosa, cambiamo modulo. Aspettate che lo cerco, non questo, eccolo qui. Io penso che questo modulo possa andar bene. Perché boh, mi piace, cioè sincero mi piace. Vabbè, comunque i punti da migliorare sono il terzino destro, l'esterno destro, eventualmente un centrocampista, l'ala sinistra e probabilmente allora, poi servirebbe anche un difensore panchinaro. Ci vogliono addirittura due di esterni sinistri. E vabbè, ci vorrebbero due centrocampisti, va. Sì, dai, due centrocampisti, perché non ho ancora deciso se mettere sul mercato anche Kessié e Bonaventura. Ma va bene, andiamo avanti. Allora, ricordo che questa serie è incentrata nel fare una squadra, tra virgolette, titolare, e fare il miglior record possibile, ovviamente, per la squadra. E dobbiamo cercare anche un terzino sinistro da affiancare. Ora noto che c'è anche Caldara e quindi io Caldara lo richiamerei dal prestito in modo da non dover comprare un altro giocatore, un altro difensore centrale. Infatti lo richiamo dal prestito, mettiamo in vendita Duarte, Gabbia anche, a difensori centrali si è messi bene. Io direi di vendere uno tra Conti e, vabbè, mi metto entrambi sul mercato. Poi l'offerta migliore, Az, Biglia non lo posso vendere nemmeno, perché si ritira a fine stagione, il contratto è in scadenza, ma noi lo mettiamo lo stesso sul mercato oppure provo a zipparlo in qualche trattativa. Paquetá vorrei tenerlo. Bennacer non so, Bonaventura proviamo a metterlo sul mercato, Krunic lo proviamo a mettere sul mercato. Che sì, lo terrei. Maldini, vabbè, Maldini non è che faccia. Alinovic lo richiamiamo e lo rimettiamo in vendita. Mettiamo in vendita anche Castiglieco. Mettiamo in vendita Çalhanoğlu. Vabbè, Salemaker è in prestito. C'è anche Suso. Mi ero dimenticato che effettivamente Suso era in prestito. Quindi noi richiamiamo Suso. Suso lo richiamiamo. Poi Ibra si ritira a fine stagione. Rebic è in prestito, Leao l'abbiamo comprato, va bene. Io direi solamente, ora come ora, direi di aspettare, andare avanti e vedere
le eventuali offerte che arrivano a sto punto. Vedrei ovviamente le offerte che arrivano e poi deciderò eventualmente chi comprare. Ovviamente cercherò di non essere ripetitivo sempre con gli stessi nomi, ma si sa, tanto i nomi sono sempre quelli. Avanziamo fino all'8 di luglio e vediamo cosa succede. C'era un cazzo sicuro, però vabbè, andiamo avanti. Ok, siamo arrivati all'8 luglio, vediamo cosa è successo. Ci è arrivato. Ah, due offerte. Ok, ci è arrivata un'offerta per. Attenzione, un'offerta per Caldara, possiamo chiedere fino a 22 milioni. Ok, allora io sarei indeciso se trattare oppure no, per vedere se riusciamo a scucirgli almeno 23-24 milioni. Sarebbe buona come cosa, eh. Conti fino a 11 milioni e mezzo, proverò a chiederne 12 alla Roma. Ma va bene, anche se io preferirei tener conti piuttosto che Calabria. Eccolo qua, il nostro amato padre Pioli. 12 milioni. Cosa ci dite? Si arrapa addirittura. Minchia, che cazzo, sono puzzati di fame. Vabbè, poi. Caldara, possiamo chiederne fino a 23. Io provo al Chelsea proprio a chiedergli 25 milioni. Vediamo cosa succede. Vediamo se effettivamente sono disposti, non dico ad arrivare a quella cifra, ma almeno a una cifra vicina. 27, avevo detto 27, insomma. Vabbè, andiamo avanti. 25. Noi per terzi continuiamo a chiedere e Lampard si incazza. Va bene, va bene. Pa, 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 pa. Ok, le solite cagate. Siamo d'accordo, mi sto guardando. Siamo d'accordo, siamo d'accordo, siamo d'accordo. Mi guardo intorno, c'è parecchio da fare. Ok. Ok, io direi di avanzare un paio di giorni. Anzi, abbiamo perso addirittura tutte e due le partite. Oh, che cazzo se lo aspettava? Ma vabbè, simuliamo. C'è un problema. Chi si è fatto male? Hernandez si è fatto cacciare. Ah, questo è un bel problema. Da quel che vedo, il Milan ha un solo terzino. Cioè, nel senso, ha un solo terzino di sinistro. Quindi andrebbe fatta una miglioria anche a sinistra. Devo comprare due esterni sinistri, due centrocampisti, due terzini destri e due terzini sinistri. Ah, va bene. Vabbè, ma due terzini, no? Che cazzo dico? Uno me ne serve di terzino sinistro. Vabbè, vediamo. Ok, almeno contro il Bilbao abbiamo vinto. Vediamo un po', vediamo un po'. Ci arriva qualche offerta? Ovviamente no. Io provo a avanzare, cioè avanzo fin quando non mi arriva qualche offerta, perché sinceramente non so dove mettere mano con 60 milioni. Che se per esempio vai a chiedere, ok, Calabria, va bene, fino a 16 milioni, arrivederci. Anzi, io ne chiedo 17. Vediamo un po'. 12. Abbassiamo l'offerta a 16 milioni. 15 milioni. Tentenno, voglio quel milione in più. Voglio quel milione in più. Ora mi manderanno a cagare. No, invece no. Invece no. Calabria parte. Va bene. Io direi di iniziare a stilare la lista dei giocatori che effettivamente andranno a comporre la nostra squadra. Quindi niente, ci becchiamo una volta che la lista sarà pronta. Allora ragazzi, eccoci qua tornati con la lista. Come vedete ben vedere, ho stilato questa lista di giocatori che a me sembrano dei giocatori abbastanza buoni, tranne Vitolo che dovrei togliere perché è appena arrivato al Barça, ma va bene al Paris Saint-Germain. Vabbè, comunque questi qua sono i giocatori che ho scelto e dovrò sceglierne alcuni tra questi. Per esempio, sono avanzato un po' nei giorni e
come potete ben vedere, il budget è salito a 112 milioni perché abbiamo venduto diversi giocatori, come tuttora abbiamo venduto Alinovic, poi abbiamo venduto altra gente come Conti, non l'abbiamo venduto, abbiamo venduto Calabria, poi abbiamo venduto anche André Silva e basta, ecco. Principalmente poi per quanto riguarda il terzino destro, ho pensato, essendo che il Milan ha una sola competizione, ovvero il campionato, è inutile vendere Conti e cercare un altro due terzini destri, ecco, principalmente. Per questo ho deciso di togliere e niente, togliere Conti dal mercato. Ok? Va bene. Poi ho deciso un'altra cosa, di richiamare dal prestito Riccardo Rodriguez in modo da poterlo vendere e poter totalizzare, diciamo, per avere qualche soldo in più, ecco, principalmente per questo l'ho richiamato dal prestito. Va bene, io direi che se può anche iniziare, potremmo scegliere di buttarci direttamente sul terzino destro, visto che James non ci interessa, poiché ci serve solo il terzino titolare, io direi che potremmo buttarci a capofitto o su Bellerin oppure andare sul sicuro su Walker. Quindi penso che possiamo andare direttamente su Walker senza problemi di un po' di tempo. Guardiola va a cagare. Va bene. Allora, andando avanti, ho pensato un'altra cosa. Essendo che è sempre una stagione, vedete che qui dentro c'è anche Thiago Silva tra i difensori che ho selezionato. Come potete vedere, Thiago Silva fa solo il terzo, principalmente il difensore centrale. Io l'ho selezionato perché chissà mai arriverà un'offerta irrinunciabile per Romagnoli oppure un'offerta irrinunciabile per non lo so, per Caldara oppure casomai si rompesse Kraier, si manco senza difensori. Ho deciso di fare un ritorno fiamma come è stato fatto anche col Napoli che ho preso Cavani, di far tornare Thiago Silva. E ora sono abbastanza indeciso se scegliere come terzino destro da portarmi come titolare Marcos Alonso, Digne oppure Luke Shaw. Anche se penso di andare a virare su Marcos Alonso anche per il prezzo che, diciamo, rispetto a quello di Digne è molto ma molto più basso. Quindi proviamo Marcos Alonso. 20 milioni, direi che per 20 milioni è un affare. E ora andiamo a fargli il contrattino. Il contrattino. Marcos Alonso ce lo portiamo a casa. Bene, allora io direi che a sto punto posso anche buttarmi sull'esterno sinistro, nell'attesa che aspettiamo al signor Walker che ci dà un riscontro. Allora, io principalmente avrei deciso di scegliere, cioè punterei a prendere uno tra Lemar e Asensio, però ora proviamo e vediamo chi riusciamo a prendere. Abbiamo bisogno di un po' di tempo. Va bene, va bene. Ok, allora io direi di avanzare per vedere anche eventualmente se dovesse arrivare qualche offerta in modo da racimolare più soldi. Vediamo. Ok, sono arrivate delle offerte e le offerte che noi abbiamo fatto sono inaccettabili. Un'offerta per Caldara. Attenzione. Possiamo chiedere fino a 22 milioni. Ora proviamo a chiedere Proviamo a vedere se effettivamente riusciamo a strappare 23, dai, 23 milioni. 23 milioni al Siviglia. No, ne vogliono offrirci 16. Ma io iperterrito continuo a chiederne 23. Anzi, scendiamo a 22. 17. Mi stai facendo incazzare. Un'altra offerta di merda, io ti mando a fanculo. 22. Niente, si è incazzato prima lui. Ok, meno male. Ok, allora, saldo imprevisti, Caldara dovrebbe rimanere. Va bene. Ok, allora,
Controfferta, va bene. Allora, andiamo a trattare col Manchester City. Ok. Allora, dopo andiamo a fargli il contratto. Oh. Trattiamo per Lemar. Fa niente. O provo per qualcun altro, oppure effettivamente posso fare una cosa, cerco solo un esterno sinistro e mi tengo o Calhanoglu dai titolari, oppure lo uso come panchinaro Calhanoglu, perché sinceramente non saprei proprio dove andare a mettere le mani ora come ora. Ma va bene, dai. Lo stipendio, io te ne offro 100.000. Ora è anche un problema lo stipendio. Avanziamo questa offerta che non accetta mai nella vita. Ok. Meno male che quella era l'offerta che lui voleva accettare. Mister, ora che ha cambiato idea, allora. Sei troppo importante, dai. Sei il migliore, facci sognare, Conti. Ok, Donnarumma non è che faccia tanto la differenza, quindi via. Ok, allora, da quello che sto notando, non stanno arrivando. Allora, non sono arrivate offerte per, diciamo, effettivamente per nessuno, cioè, nel senso, non sono arrivate offerte per diversi giocatori che abbiamo messo sul mercato. Per esempio non sono arrivate offerte per Krunic, per Laxtal, Babbo Biglia si deve ritirare, Rodriguez da poco è tornato, ma vabbè. Allora, effettivamente ora che ci penso non è che ci sia da cambiare così tanto, anzi Bonaventura potrei scegliere addirittura di tenerlo, di mettere Kessié in panchina e qua prenderci il buon David Silva, e poi qui eventualmente butterei l'Axtal in qualche trattativa. Però io direi di avanzare un altro po', vedere come procede la stagione e poi, cioè no, la procede la stagione più o meno, se, per vedere se arrivano delle offerte. Ed è arrivata un'offerta per Rodriguez. Accettiamola, 10 milioni vanno più che bene. Anche se io non ne avrei dati manco 10. Stoppa le trattative. Che è successo? Niente. Una rumba del cazzo. Oh. Il Chelsea vuole Rodriguez. Ve lo diamo. Prendetelo. Prego. Non vi preoccupate. Scannatevi tra di voi. Noi non vogliamo sapere niente. Un'altra offerta per Donnarumma. Te ne devi andare. Come cazzo te lo devo dire? Va via. Nessuno ti vuole. Manco tua mamma a casa ti vuole, mamma mia. Gabbia, ecco qua. Accettiamo anche questo. Io la vedo un po' dura comunque. Ma vabbè, andiamo avanti. Però ora che ci penso, mi è venuta un'idea in mente. C'è un infortunio. Oh no, c'è un infortunio in allenamento. Chi cazzo sei? Ok, stoppa le trattative. Vabbè, non va all'Leicester, se ne va al Chelsea. Se ne va al Chelsea, bravissimo. Ok, allora mi è venuta un'idea in mente, però non so se è fattibile come cosa. Come esterno sinistro, senza andare a spendere troppi soldi, vorrei andare a prendere Saka dell'Arsenal. Però, cioè, è giovane e cresce molto, l'ho usato molto nelle carriere, è un terzino duttile, infatti, è un terzino un esterno molto duttile, infatti sulla fascia sinistra se la comanda lui, praticamente fa il terzino sinistro e fa l'esterno e l'ala. Quindi, cioè, sinceramente, se parte già da un overall di 78, potrei anche decidere di prenderlo e farlo giocare titolare al posto di Calhanoglu, però non saprei, ecco. Mi ritrovo abbastanza con le mani legate. È arrivata un'offerta per Bonaventura, 16 milioni, direi di andare a trattarla questa. Questa qui la voglio trattare. Cazzata, ma vattene a fanculo, vattene, vai, vai. Mi devo ricordare che non devo mai più trattare con l'allenatore del Siviglia. Veramente, non devo più trattare niente. Addirittura gli è salito addirittura il valore.
Serie A. Il Porto si porta a casa Caldari. Il Porto si porta a casa. Ok, allora, visto che Caldara sta andando via, io direi che Kreider può essere pure il difensore panchinaro, cioè, sincero, può andare a fare anche il panchinaro. Quindi andiamo a prendere subito Thiago Silva. Infatti dell'offerta 18 milioni, il prezzo del cartellino va più che bene. Anche se probabilmente si poteva risparmiare qualcosa in più. Ma va bene, chi se ne frega. Ok, Silva vuole il ruolo cruciale, noi glielo diamo. Stiamo facendo progressi, gli forniamo 4 anni anche se ho sbagliato, io volevo dare 3, ma va bene anche 2, va bene. Gli neghiamo la clausola rescissoria e gli offriamo 90.000 di stipendio. Cosa ne dice? Va bene, dai, accettiamo. Ok, allora. C'è sempre il problema del centrocampista. Per me il problema non c'è, cioè nel senso c'è, però preferirei, non lo so a sto punto, cioè sinceramente non so come muovermi né con l'esterno né col centrocampista, cioè sono indeciso se tenermi Calhanoglu, essendo che non gli stanno arrivando offerte, andati a pigliare un esterno sinistro panchinaro oppure non lo so proprio, cioè sincero. In modo sincero non so come muovermi, ho le mani legate, mi ritrovo con le mani legate, devo dire la verità. Andiamo a trattare col Manchester City, questo. Ok, meno male, meno male. Così ci abbiamo il centrocampo apparato, siamo a posto. E sinceramente dovrei fare solamente l'esterno, dovrei comprare solo l'esterno sinistro a sto punto. E a sto punto mi sta venendo voglia di non provare a prendere più Lemar, ma bensì voglio provare a prendere Asensio. Voglio vedere più o meno quanto mi chiedono per Asensio, ecco. Spero che con 40 milioni riuscirei a farcela, con i soldi che restano. Vorrei prendere, no, non vorrei prendere, con i soldi che restano gli faccio il contratto. Ok, David Silva, eccolo qui. Vabbè, dai, è una buona squadra. Bene o male, la squadra c'è, è buona. E niente, cioè, ora contattiamo subito Asensio a mani basse, eccolo qui. Tra i 38 e i 57, io ne offro 38, partiamo da una base di 38, spero di non sforare. Anzi, nemmeno, partiamo a 29. Il prezzo del cartellino, vediamo quanto mi chiedono. 30. Accettiamo, ok, grazie. Grazie mille. E non è un cazzo, non l'abbiamo pagato un cazzo. Non l'abbiamo pagato un cazzo. Cioè, non è un cazzo. Ma buono, ottimo, mi piace come cosa. È giovane, cresce. 5 anni. E dopo questa si può anche andare a simulare. Non l'abbiamo pagato nulla, quei soldi che mi restano. Facciamo una grandissima cosa, con i soldi che restano andiamo nella brosa, vediamo i giocatori in scadenza e anche se qualche giocatore nostro effettivamente, vabbè, Begovic è in prestito, Rebic è in prestito, Kral idem, Salemaker idem, Ibra si ritira, Bonaventura gli rinnoviamo il contratto, Biglia si ritira e non ci interessa. Poi vediamo gli altri per vedere se c'è qualche clausola rescissoria. Vabbè, Krunic la possiamo lasciare, idem Mardini. E va bene così. Io direi che ora che siamo a metà agosto possiamo anche iniziare a simulare. Simuliamo fino al 25 maggio e vediamo cosa succede. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, come potete ben vedere non c'è la finale di Coppa Italia, non c'è nemmeno la semifinale di Coppa Italia, perché a febbraio siamo usciti contro la Juventus. Diciamo che anche in Coppa Italia abbiamo avuto un cammino abbastanza tortuoso, poiché abbiamo incontrato in meno di un mese sia l'Inter che la Juve all'eliminazione diretta. Va bene, io direi di guardare
Questo mese di maggio com'è andato? Abbiamo vinto 2-1 contro il Cagliari, 3-0 contro la Samp, 2-0 contro l'Atalanta e 1-0 contro il Sassuolo. Vediamo cosa abbiamo fatto in campionato e siamo arrivati terzi. Ma come terzi? Dai, che delusione, terzi, ma che palle. Ma boh, cazzo ce ne frega, andiamo avanti. Mi si sta attraversando, ma va a cagare. Biglia, allora. Tra di noi c'è Rebic che ha fatto 21 gol. Poi c'è anche David Silva che ne ha fatti 15. E basta, ok. Allora, la prima occhiata possiamo vedere che sono decresciuti Ibra, Silva e Ibrahimovic. Ibra, Silva e sì, vabbè, i due Silva, come era ben prevedibile. Non ho messo Asensio tra i titolari, sono un cazzone. Anzi, Asensio si era pure spaccato. Va bene, va bene. Ok, vediamo un po' nella brosa chi ha contribuito di più e chi ha contribuito di meno. Donnarumma ha fatto 44 presenze, una l'ha fatta Begovic. Poi Marcos Alonso, 40 presenze, 9 gol e 5 assist. Buono, Theo Hernandez ha giocato solo 5 partite. Thiago Silva ne ha giocate 39 e ha fatto 2 gol. Romagnoli 36, Musacchio 3. Kraier 23, Walker 38 partite, un gol e 2 assist, Conti 44 presenze. Cosa? Ma che stai a dire? 44 presenze, 4 gol e 0 assist. Biglia 36 presenze, un gol e 5 assist. Ma che cazzo sto leggendo? Klunic 2 presenze, Bennacer 4. Che sì, 4, 9 presenze e un assist, Bonaventura 17. Cioè, l'unica spiegazione possibile è che si è spaccato Bonaventura, se no non ho altre spiegazioni. Maldini non ha mai visto il campo. David Silva, 29, 42 presenze, 16 gol e 14 assist, bene. Asensio, 33 presenze, 9 gol, 12 assist. Çalhanoğlu, 26 partite, vabbè. Salemaker 2, Suso 21. Come Suso 21 partite? Allora chi cazzo ha giocato al posto di Suso? Cioè, non penso che contemporaneamente hanno giocato Asensio a destra e Çalhanoğlu a sinistra. Ma vabbè. Leao 24 partite, 5 gol e un assist. Che delusione. Rebic 45 presenze, 23 gol e 3 assist. Va bene. Ibra 38 gol, 38 partite, 11 gol e un assist. Vabbè, diciamo che sono rimasto abbastanza deluso perché mi aspettavo che questo Milan riuscisse a vincere lo scudetto. Anche se non l'ha vinto la Juve, ma va bene. Abbiamo fatto 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, 82 gol fatti e 24 subiti. Va bene. Io direi che, diciamo, l'obiettivo principale era quello di riportare il Milan tra le big italiane. Diciamo che ci siamo riusciti. Allora, il Milan è arrivato a meno 12 dal primo posto. Vabbè, meno 12, vabbò. E il prossimo anno sarà in Champions League. E diciamo che per il momento va bene così. Ovviamente ci rivedremo con un prossimo episodio degli Squad Building. E che dire, alla prossima.